Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Rainbow Six Siege vi mostrerò un nuovo glitch spot nella mappa Confine. Non è proprio nuovo perché era disponibile già da qualche tempo, poi è stato fissato e adesso è tornato in modo diverso. In questo video vi spiegherò come arrivare lì. Tutto quello che dovete fare è avvicinarvi alla scrivania e salire. Potete farlo da qualsiasi posizione perché è consentito dal gioco. Una volta qui, posizionatevi in questo modo qui, cercando di non cadere, vi anticipo che non è semplice, cadrete spesso, e correte così in alto, senza cadere, fermandovi per tempo, perché dovete praticamente arrivare in alto, non c'è modo di scavalcare, quindi dovete farlo così, camminando, o meglio, correndo verso questo oggetto. Ecco, quindi una volta che siete in alto, senza cadere, possibilmente, riproviamo, non è facile ragazzi, cadrete spesso, ok, dovete fermarvi praticamente per tempo, altrimenti cadete di sotto, ok, una volta che siete qui dovete semplicemente correre verso avanti, per poter salire in alto, vedete? Diciamo è semplice, però insomma dovete prenderci la mano perché altrimenti cadete sempre di sotto. Quindi, ricapitolando, vi avvicinate a questo mobile, non rompete assolutamente il monitor del computer, avvicinatevi al monitor in questo modo, diciamo da questo lato, e correte per salire in alto. Una volta che vi trovate in alto, dovete correre nuovamente per arrivare in cima. Cioè, alla fine non è difficile, solo che dovete prenderci la mano, vedete? Una volta che ci avete preso la mano, vi trovate lì su e potete eliminare i nemici provenienti da qualsiasi direzione senza destare nell'occhio.